Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa elegante maglia che io ho deciso di chiamare maglia Rockstar. Per poterla realizzare io ho utilizzato due filati, che sono il cashmere della Mistrico Filati e la lana dell'Evers della lana gatto. Del cashmere, che ogni gomitolo è da 25 grammi, misura 110 metri, io ho utilizzato 150 grammi, quindi un totale di 6 gomitoli, lavorandoli con l'uncinetto sia del 4 che del 3. Stessi uncinetti ho usato per lavorare la lana gatto, di cui mi sono serviti due gomitoli. Ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 100 metri. Quindi per la taglia S ho utilizzato un totale di 150 grammi più 100 grammi. Per una taglia M io vi consiglio di prendere 200 grammi per quanto riguarda il cashmere e comunque solo due gomitoli della lana gatto Everest, perché del secondo gomitolo io ne ho utilizzato veramente pochissimo. Se invece siete una taglia L vi consiglio di prendere 250 grammi del cashmere, che vi ricordo è in offerta al pacco da 250 grammi, ma anche i singoli gomitoli sono in offerta, mentre della lana gatto vi consiglio dell'Everest di prendere 3 gomitoli. Naturalmente in descrizione vi lascerò il link al sito di Filati Elsa, dove potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Del cashmere potreste usare l'amaranto e quindi abbinarlo al rosso, al bordeaux della lana gatto, oppure potreste optare per il grigio o l'antracite, che è un grigio scuro, e abbinarlo al grigio che è sempre dell'Everest, o potete comunque fare qualche altro abbinamento. C'è il colore oliva del cashmere che potreste abbinarlo al colore verde. Io volevo dei colori più forti per poter indossare questa maglia comunque di sera. La lavorazione è semplicissima e si alternano questi giri di maglie alte alternate a maglie basse a questi altri giri invece traforati. Ho alternato tantissimo, ho lavorato pochissimo la lana gatto perché volevo dare soltanto un sprizzo di colore ogni tanto. Quindi vedete qui si vede anche qua, anche qui e anche sotto, ma non ce n'è molto. La particolarità di questa maglia sta nello scollo a V, che trovo veramente molto molto carino. Poi una volta comunque lavorato intorno alla parte di sotto e separate le due parti, le avanti e dietro, separate ultimamente la parte avanti, una volta fatto ciò si vanno a fare le maniche, e io ho utilizzato alla fine lo stesso punto proprio per richiamare quello che ho usato per lavorare la maglia. Mentre l'unica variante che ho fatto è, quando sono andata a realizzare il collo a V, siccome non volevo che anche qui fosse forato, ho lavorato tutto unito, e quindi anche dietro sono andata a lavorare tutto unito senza creare appunto del forato anche altezza spalle. Detto ciò, spero che anche questa maglia vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io utilizzerò il filato cashmere e il filato lana gatto. Come potete vedere sono dei filati molto scuri e soprattutto io ho lavorato molto il cashmere, che non si vede benissimo, soprattutto tramite una telecamera. Per questo ho deciso di farvi vedere la realizzazione del punto con un altro filato bianco, ossia il filato che ho utilizzato anche per il progetto precedente, ossia il calicò della lana gatto, in modo tale da farvi vedere bene il punto. La lavorazione in realtà è molto semplice, però voglio che si veda, quindi per questo almeno l'inizio, per farvi capire il punto, ve lo faccio con un altro colore, un altro filato, in modo tale che non ci sia il mohair e non ci sia il bianco. Vi dico anche già un'altra cosa: i primi due motivi io li ho fatti con l'uncinetto il numero 4, poi sono andata a stringere la lavorazione facendo con l'uncinetto il numero 3. Mi raccomando, se voi non volete stringere la lavorazione continuate a lavorare col 4, se volete andare ad allargare la lavorazione perché vi accorgete che sul seno avete paura che vi stringa un po', andate a lavorare con il 4 e mezzo. Detto ciò, allora possiamo andare a fare la nostra lavorazione. Allora, vi dico che per la mia maglia io ho montato 140 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 4. Misuratevi o la misura dei fianchi o la misura del seno per capire quante catenelle dovete andare a mettere, lavorando con l'uncinetto il numero 4. Nel campione io di catenelle ne ho messe 44, quindi comunque un multiplo di 4. A questo punto possiamo andare a fare quindi il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5.
prendo il filo, salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi entro nella seconda e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e realizzo una terza maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi entro nella successiva e realizzo la mia prima maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. E ricomincio da capo saltando una catenella. Quindi questo è quello che dobbiamo andare a fare per tutto il nostro primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le tre maglie alte chiuse insieme, vado a fare 5 catenelle, vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassissima per chiudere il primo giro. Secondo giro con alcune maglie basse mi porto al centro delle 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. Voi potete alzarvi con una catenella e poi fare la maglia bassa come preferite. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto successivo di 5 catenelle, entro e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nella catenella successiva e di nuovo una maglia bassa. Scusate, nell'archetto successivo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa. E faccio questo per tutto il mio secondo giro. Quindi 5 catenelle, si va nell'archetto e si va a fare una maglia bassa. Continuo così per tutto il mio secondo giro. Allora, sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto i 5 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, con delle maglie bassissime mi porto dove ho la terza catenella del gruppo di 5. A questo punto realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare altre 2 maglie alte. 1 e 2. Catenella di separazione, prendo il filo e ricomincio da capo. Quindi vado nella terza catenella del gruppo di 5 e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, di nuovo vado nella terza catenella e vado a fare 5 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 3 maglie alte e adesso una catenella di separazione. Entro dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una maglia alta sopra la successiva maglia alta. Una maglia alta sopra la successiva maglia alta. Una maglia alta dove ho la catenella e ricomincio da capo. Quindi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2 e 3. Una maglia alta dove abbiamo l'archetto di separazione. E ricominciamo, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3 e una maglia alta dove abbiamo la catenella di separazione. Andiamo a fare questo per tutto il nostro quarto giro. Allora, sto terminando anche il quarto giro, ho fatto l'ultima maglia alta, vado a fare una maglia bassissima entrando nella terza catenella. Prima di iniziare il quinto giro andatevi a contare le maglie alte per essere sicure che state facendo giusto. Dovete trovarvi tante maglie alte quante sono le catenelle iniziali. Io avevo 44 catenelle e mi ritrovo 44 maglie alte. Se non è così, visto che noi stiamo lavorando un filato che comunque ha del cashmere e è comunque un filato peloso e ha colori scuri, è possibile che uno si sbagli. Quindi mi raccomando, quando terminate il quarto giro andatevi a contare le maglie alte per essere sicure di stare facendo bene.
Ok, quinto giro. Come sempre, o vi alzate con una catenella o fate con me, andate direttamente a fare una maglia bassa. E adesso andiamo a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta, in questa maniera. Molto semplice. Alla fine del quinto giro io mi ritroverò 44 catenelle, 44 maglie basse, nella maglia me ne ritroverò 140, voi a seconda delle catenelle che avete montato vi troverete tante maglie basse. Bene, continuo così per tutto il quinto giro. Sto terminando anche il quinto giro, ho fatto la maglia bassa, entro nella maglia bassa iniziale e faccio una maglia bassissima. Sesto giro, vado a fare un giro di tutte maglie alte, quindi vado a fare 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta, e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia bassa, per un totale, nel caso del mio campione, di 44 maglie alte. Quindi vado a fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto terminando anche il mio sesto giro con una maglia bassissima, vado a fare una maglia, scusatemi, vado a fare una maglia bassissima entrando nella terza catenella. Adesso andiamo a fare il settimo giro, che è uguale al quinto, ossia andremo a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Quindi entro dentro la prima maglia alta e faccio una maglia bassa e vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Mi raccomando, visto che sta in realtà io qui e questo campione è con un altro filato, ma siccome stiamo lavorando un filato che è molto peloso, andatevi sempre a contare mentre lavorate le vostre maglie, sia quelle alte che quelle basse, per essere sicure che state facendo sempre lo stesso numero. Nel mio caso 44 in questo del campione, nel caso della maglia 140. Quindi continuo così per il settimo giro. E poi terminato vi farò vedere come realizzare l'ottavo e ultimo giro e poi si ricomincerà da capo, quindi dal primo giro. Sto terminando quindi anche il settimo giro, vado a fare una maglia bassissima dove ho la maglia bassa. Ottavo e ultimo giro, andiamo a fare le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, in questa maniera. E continuiamo così per tutto il giro. Terminato il giro vi farò rivedere come rifare il primo giro, però vedete, questo è il nostro motivo e qui si vede nella maglia ancora meglio. Sto terminando l'ottavo giro, ho fatto la maglia alta, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Come vi ho detto, abbiamo adesso dobbiamo riprendere dal primo giro, questo è il nostro campione, e dobbiamo andare a fare in questa maniera. Andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, entriamo nella maglia alta successiva e facciamo un'altra maglia alta non chiusa, maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto una maglia alta e ricomincio da capo, entro nella successiva e vado a fare la mia prima maglia alta, maglia alta successiva, un'altra maglia alta, maglia alta successiva, una terza maglia alta. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 5 catenelle, salto una maglia alta e ricomincio da capo. Bene, adesso vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo, vi andrò avanti, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo prima di fare gli scalfi. Vi ricordo che dopo il secondo giro io sono andata a cambiare uncinetto per stringere un po' la lavorazione, perché altrimenti la maglia mi veniva troppo larga e non la volevo larghissima, e sono andata a lavorare con il 3. Ma se voi volete continuate a lavorare con il 4, se invece volete allargare andate a lavorare con il 4 e mezzo. Sono arrivata all'altezza degli scalfi e io ho ripetuto il mio motivo per 6 volte. Dopo il secondo motivo sono andata a ripetere i miei primi 3 giri con l'Everest, poi ho rifatto di nuovo, ho continuato il terzo motivo e ho fatto il successivo 4° e 5° di nuovo con il cashmere, per poi arrivare all'ultimo motivo dove invece ho ricominciato a fare i 3 giri con l'Everest, ma adesso tornerò a lavorare con il cashmere. Questo è servito solo per dare un po' di colore
alla mia maglietta. Per poter andare a mettere i marcatori, io sono andata a contare i miei gruppi di 3 maglie alte e ne ho un totale di 38, quindi ne sono andata a mettere 17 dietro e 18 davanti. Vi ricordo sempre che quello che abbiamo in più va messo come motivo, va messo sul davanti, perché sul davanti abbiamo il seno e quindi la maglia tende a tirare. Detto ciò, adesso continueremo di nuovo a lavorare col cashmerette, andremo a fare dei giri di andata e ritorno e poi divideremo le due parti avanti per poter creare lo scollo. Quindi, dovendo continuare il nostro motivo, noi adesso è come se stessimo andando a fare il nostro quarto motivo, il nostro quarto giro, però stiamo andando a fare giri di andata e ritorno, non più giri di tutto tondo. Quindi io mi riaggancio col cashmerette e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle due maglie alte successive e una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella. Quindi fino a qui niente di nuovo, andiamo sempre a lavorare lo stesso giro, andremo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella. Continueremo così fino ad arrivare dall'altra parte e poi vi farò vedere come terminare il giro e come riniziarlo. Sono arrivata alla fine del giro, vedete, sono dove qui ho il marcatore e ho fatto la maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Mi giro direttamente con la lavorazione e vado a fare il mio giro di maglie basse. Anche in questo caso lavoreremo fino alla fine del giro, quindi arrivando da questo lato. Invece quando inizieremo a fare il nostro sesto giro o terzo giro a seconda delle se partite dagli scalfi o se contate il nostro motivo, andremo a fare la divisione per creare uno scollo la V. Quindi adesso vado a fare una maglia bassissima sopra la prima maglia alta e continuo a fare un giro di maglie basse, ossia una maglia bassa sopra ogni maglia alta, e continuo così fino ad arrivare dall'altra parte in questa maniera. Terminato il giro vi farò vedere appunto come andare a dividere le due parti. Allora, ho terminato anche il secondo giro con le maglie basse. Adesso sono andata a mettermi un marcatore al centro delle due parti, della parte avanti, per poter dividere la parte avanti in due parti. Vi ricordate che io vi ho detto che ho un totale di 18 gruppi di 3 maglie alte, quindi ne sono andate a mettere 9 da questo lato e 9 da quest'altro lato. Mi raccomando, se avete 10 non vi preoccupate, vi spiego anche come fare con il 10. Quindi in corrispondenza vedete qui è dove ho il nono e il nono motivo, in corrispondenza della maglia alta al centro e della maglia bassa, qui dove ho la maglia bassa sono andata a mettermi un marcatore. Se invece voi avete un numero dispari, quindi vi dovete trovare che ne avete 9 e 9 ma avete quello al centro che è il decimo, andate a mettere il vostro marcatore sopra dove avete la terza maglia alta, la seconda delle 3 maglie alte, scusatemi. Quindi se ne avete 9 da questa parte, 9 da questa parte e la decima al centro, andate a mettere il marcatore dove avete la seconda, in corrispondenza della seconda maglia alta del gruppo di 3. E a questo punto poi vi spiego come andare a separare. Noi adesso continueremo la lavorazione, quindi adesso io riprendo qui e vado a lavorare il mio giro, che vi ripeto è il giro di sempre di maglie alte. Quindi vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, fino ad arrivare quasi dove abbiamo il marcatore. Vi faccio vedere come andare poi a fare le diminuzioni e a girare poi nuovamente la lavorazione. Sto arrivando dove ho il marcatore, mi avanzano le ultime, mi restano le ultime 2 maglie alte e poi ho il marcatore. Nella penultima maglia alta, scusate, maglie basse, abbiamo le maglie basse qui, mancano le ultime 2 maglie basse prima del marcatore. Nella penultima maglia bassa vado a fare una maglia alta non chiusa e nell'ultima maglia bassa prima del marcatore vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e chiudo le 2 maglie alte insieme. Ora, per chi invece, quindi lascio libera la maglia alta qui al centro, per chi invece ha il marcatore dove abbiamo la seconda maglia alta del gruppo di 3, in questo caso deve andare a fare una maglia alta non chiusa in corrispondenza della prima maglia del gruppo di 3 e un'altra maglia non chiusa dove ha il marcatore e fa la diminuzione. Fatto ciò, adesso giriamo la lavorazione e andiamo di nuovo a diminuire, andando a fare una maglia bassissima direttamente dove abbiamo la seconda maglia alta e
a questo punto ci alziamo e facciamo una maglia bassa. O vi alzate con una catenella, andate a fare direttamente la maglia bassa sopra la prima, sopra la seconda maglia alta del gruppo precedente. Vedete, così abbiamo fatto un'altra diminuzione e continuiamo a lavorare le nostre maglie basse, una sopra ogni maglia alta. Arriveremo così fino alla fine e inizieremo l'altro giro di maglie alte, dove vi farò vedere come andare a fare di nuovo la diminuzione. Allora, sto terminando anche il settimo giro del motivo e vado a fare quindi le mie ultime due maglie alte chiuse insieme. Ho le ultime due maglie basse, quindi entro nella penultima e vado a fare una maglia alta non chiusa, entro nell'ultima e vado all'ultima maglia bassa e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e chiudo le lavorazioni. Adesso io dovrei ricominciare dal primo giro, ossia da questo, ma in realtà la parte di sopra io la voglio fare senza la lavorazione dei primi tre giri, quindi adesso mi giro con la lavorazione e vado di nuovo a fare il giro di maglie basse. Quindi alternerò giro di maglie basse e giro di maglie alte fino ad arrivare agli scalfi. Ripeto, perché non mi piace l'idea di avere un pezzo così forato anche sulle spalle, quindi preferisco fare tutto dritto fino alle spalle, lavorando alternatamente giri di maglie alte e giri di maglie basse. E vi faccio vedere di nuovo come andare a fare la diminuzione. Andiamo direttamente nella maglia alta successiva, andiamo a fare una maglia bassissima. O vi alzate con una catenella, poi andate a fare subito la maglia bassa. E di nuovo andiamo a fare giro di maglie basse e le diminuzioni saranno sempre queste, quindi andremo a fare un giro di maglie alte e un giro di maglie basse fino ad arrivare all'altezza desiderata. E io continuerò a fare le diminuzioni, le avete viste come si fanno, quindi si vanno a fare sempre alla stessa maniera fino ad arrivare all'altezza desiderata, ossia l'altezza delle spalle. Quindi io vi dirò alla fine, partendo dagli scalfi qui, quante volte sono andata a ripetere il giro di maglie alte e il giro di maglie basse. E continuiamo così. Dunque, io ho ripetuto i giri per un totale di 9 volte, partendo però dal primo giro, quindi dove ho iniziato a fare gli scalfi. Ho ripetuto i due giri per 9 volte, uno senza fare aumenti, quindi un giro di maglie alte e un giro di maglie basse senza fare aumenti. I restanti 8, sempre una maglia alta e una maglia bassa, quindi i motivi sono 8, ma i giri sono il doppio, sono 16. Ho ripetuto facendo le diminuzioni fino ad arrivare agli scalfi. Per quanto riguarda la parte dietro, invece non ho fatto alcun tipo di diminuzione per separare, ma ho lavorato completamente in giri di andata e ritorno, ripeto, lavorando 9 motivi, quindi i giri di andata e ritorno, scusate, 8 giri, quindi sono 16 il doppio, non 18 contando anche quello là di maglie alte, quello iniziale, maglie alte e maglia bassa. E poi sono andata a cucire qui all'altezza delle spalle chiudendole in modo da creare questo bellissimo scollo a V. Adesso passiamo a lavorare le maniche, vi faccio vedere come andare a lavorare. Ripeteremo il motivo che abbiamo fatto per la maglia sotto, però inizieremo, almeno io inizierò a lavorare con l'Everest e rifarò sempre dal primo giro, quindi il gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e le 5 catenelle. Allora, partiamo sempre dal sotto del nostro scalfo, quindi qui, e andiamo a lavorare. Lavorerò sempre con un 103,5, però se voi volete la manica più larga lavorate con un 100 il numero 4. Io voglio una manica normale, quindi 3,5 va bene. Mi aggancio con il filo e vado a fare le mie prime 3 catenelle. Una, scusate, 2 catenelle, perché questa è la nostra prima maglia alta non chiusa. Rientriamo dentro l'archetto di una catenella e facciamo altre 2 maglie alte non chiuse. Una e 2. E chiudiamo così le nostre 3 maglie alte. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo una maglia alta orizzontale, la maglia bassa orizzontale e andiamo a fare la prima maglia alta dove abbiamo la maglia alta orizzontale, la seconda dove abbiamo la maglia bassa, la terza dove abbiamo la maglia alta orizzontale e chiudiamo le 3 maglie alte insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ripetiamo. Saltiamo questa volta la maglia bassa e la maglia alta e andiamo direttamente dove abbiamo la maglia bassa successiva. Andiamo dove abbiamo la maglia alta e facciamo un'altra maglia alta non chiusa. Andiamo dove abbiamo la maglia bassa e facciamo un'altra maglia alta non chiusa.
5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e riprendiamo, saltiamo la maglia alta e la maglia bassa, entriamo nella maglia alta successiva e facciamo una maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa dove abbiamo la maglia bassa, maglia alta non chiusa dove abbiamo la maglia alta orizzontale e chiudiamo e facciamo questo per tutto il giro. Se vedete che la lavorazione tira troppo, allora fate passare meno spazio tra un gruppo e l'altro, però mi raccomando solo se vedete che la manica vi stringe e voi non volete che vi stringa ma la volete comunque bella morbida, quindi in quel caso andate a far passare meno spazio tra i vari gruppi in modo tale da poter avere la lavorazione più lenta. Io non voglio la manica troppo larga, quindi come vi ho detto voglio una che mi aderisce tranquillamente, quindi vado a lavorare in questa maniera. Continuerò il giro, lo terminerò, poi vi farò vedere come si inizia il secondo, ma lo sapete già perché stiamo rifacendo la stessa lavorazione che abbiamo fatto per il corpo della maglia, però vi dirò quanti gruppi di 3 maglie alte sono andata a lavorare in totale. Allora, ho terminato il giro e ho ripetuto facendo un totale di 9 gruppi e adesso vado a fare il secondo giro con delle maglie bassissime, mi porto all'interno dell'archetto di 5 catenelle, vado a fare una maglia bassa 5 catenelle e ricomincio da capo, vado nell'archetto successivo e vado a fare 5 catenelle e vado a lavorare questo per tutto il secondo giro e procederò poi a lavorare il terzo giro sempre con l'Everest per poi passare a lavorare con il di nuovo il cashmiret. Vi dirò alla fine quanto ho fatto lunga la manica, sono ancora indecisa se farla lunghissima, se cioè lunga normale, se farla tre quarti o se farla addirittura mezza manica. Devo ancora un po' decidere da farsi, ma penso che la farò tipo a tre quarti in modo tale che è carina pure da poter mettere sopra dei vestiti. Dunque, ho terminato la manica, ho ripetuto il mio motivo 6 volte e come potete vedere qui ho iniziato con l'Everest, ho fatto 2 volte il motivo e ho fatto di nuovo un inizio di un motivo con l'Everest e poi ho terminato con altri 2 motivi terminando, quindi un totale di 6 motivi. Adesso andrò a fare anche l'altra manica, non farò alcun tipo di bordino né per quanto riguarda i polsi né allo scollo né sotto, lascerò la maglia così come viene, quindi possiamo dire che la maglia è terminata.